tra un mese esatto l'arrivo a Castel di Sangro, anzi il ritorno, visto che è la quarta volta, del Napoli Calcio per le ultime 2 settimane di ritiro, proprio a ridosso dell'inizio della nuova stagione. Tifosi e simpatizzanti sono già in fibrillazione, molti hanno già prenotato qualche giorno di vacanze in Abruzzo, in modo da conoscere da vicino volti nuovi e nuovo allenatore della squadra campione d'Italia. C'è poi chi continua a fare festa per la conquista del terzo scudetto. Nei giorni scorsi al ristorante Follonica a Nocciano il Napoli Club Abruzzo ha organizzato la cena sociale, presenti in tanti, tra gli ospiti anche l'onorevole Nazario Pagano, che fa parte del Napoli Club Parlamento, e il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. I tifosi del Napoli sono davvero tanti e sono ovunque, vediamo che anche questa sera qui in Abruzzo non immaginavo si potesse riunire così tanta gente tifosa del Napoli qui in terra d'Abruzzo. È arrivato dopo 33 anni questo terzo scudetto, qualcuno ha detto lo scudetto del riscatto, ma io direi lo scudetto della consapevolezza, perché Napoli sta diventando sempre di più una bellissima città con tanta ricchezza, tanta storia, tanta cultura. Sì, è bello quello che ha detto perché è vero, negli ultimi anni c'è stata una rinascita di Napoli come città, di Napoli come luogo della cultura, ma anche come luogo dello sport. Sono felicissimo e concludo del fatto che il Napoli verrà in ritiro anche qui in Abruzzo. Fu un'idea geniale quella di portare questa squadra, soprattutto gli abbiamo portato fortuna al Napoli perché verrà a Castel di Sangro da campione d'Italia. Ci intestiamo un successo come Abruzzo, come diceva l'onorevole Pagano, perché? Perché intanto è stata una scelta coraggiosa, fatta in un momento di Covid, dove le preoccupazioni non erano sicuramente legate all'ingaggio di un club, ma probabilmente ad altro. Abbiamo fatto una scelta molto coraggiosa, il Comune e la Regione Abruzzo. Facciamo così, ricordiamo le date. 28 luglio, 12 agosto, sono 15 giorni, nel quale si svolgeranno minimo 3 amichevoli. Ci può dire anticipare qualcosa? Non lo sa nessuno, nel Forse senso, lei lo sa. no, non è ancora definito. Detto questo, però, va pure precisato che è quella parte del ritiro in cui ci sono gli ingaggi, e voglio sottolineare che i campioni di cui oggi parliamo e temiamo addirittura, diciamo, la cessione, hanno messo piede per la prima volta in Italia sul Teofilo Patini. Oggi siamo qui all'inaugurazione, alla cena sociale di questo club Napoli Abruzzo. Può nascere una collaborazione con Castel di Sangro? Io mi auguro che questa collaborazione, questo rapporto, questa diciamo, relazione sia diffusa in tutta la regione. Noi dobbiamo unire tutto il territorio, dobbiamo far conoscere al mondo intero, visto che il Napoli ha raggiunto 130 milioni di simpatizzanti, quindi 130 milioni a cui dobbiamo far conoscere l'Abruzzo e non altro. Particolarmente soddisfatti il presidente del club Roberto e il consigliere Eugenio. Noi come direttiva del Napoli Club Abruzzo cerchiamo di riunire tutti i soci abruzzesi, tutti i soci di tutta la provincia d'Abruzzo, però è difficile come cosa, però piano piano con l'aiuto di tutti ci stiamo riuscendo e speriamo che nasca questa collaborazione. Maradona, lo sappiamo, è unico, però chi è il Maradona attuale del Napoli o chi è stato nello scorso campionato? Dopo 33 anni abbiamo trovato un numero 77 che ci ha rifatto risognare di nuovo, Kvara. Io sì, Kvara, vabbè, Kvara, però io sono innamoratissimo, io sono abituato a dargli i nomignoli di zio Vittorio, Osimhen, perché c'ho un bambino, tra l'altro, che si chiama Diego, di 2 anni e mezzo, non a caso, che quando segnava Osimhen io gli urlavo e gli gridavo segnato zio Vittorio, quindi siamo cresciuti, sta crescendo con il mito di zio Vittorio. Speriamo che rimanga Osimhen, sì. Speriamo, speriamo, speriamo.